sono qui ad Argento, è appena finito lo spettacolo dedicato a Fabrizio De André. E niente, è stata una serata molto calda, dovuto molto al clima e anche a una bella partecipazione del pubblico. Come dicevo prima, una serata tutta dedicata a Faber, a De André, in questo anno che ricorre e viene molto spesso, insomma, ricordato e tributato Fabrizio De André per quello che ha fatto, per le sue canzoni. Il motivo per cui mi trovo stasera ad Argento in compagnia dei 12 Corde e di Cisco è intanto, insomma, è l'invito fatto da Roberto in prima persona, mi ha voluta all'interno di questa serata, mi ha regalato tanto negli anni passati, sostenendomi, diciamo, come cantante nei Fiamma Fumana, ed era una bella occasione intanto, prima di tutto, per lavorare finalmente con lui. E poi c'è l'amore proprio infinito nei confronti di De André, che è stato ovviamente un artista, un cantautore a tutto tondo, che ha lasciato un'eredità molto importante. Io è la prima volta che faccio una cosa del genere, ho portato un paio di canzoni, una versione della Guerra di Piero fatta Boran e voce, in stile, come piace a me, un po' folk irlandese, e poi una bellissima versione acustica di Franziska, arrangiata dai 12 Corde. Una serata, come dicevo, piena di canzoni, piena di storie di Fabrizio, storie che lui sapeva descrivere e raccontare in maniera magistrale. Noi abbiamo fatto nel nostro piccolo un omaggio a un grande artista. Ciao, noi siamo i 12 Corde, abbiamo appena terminato il tributo a Fabrizio De André in Piazza Garibaldi ad Argenta. Direi che il pubblico in genere, poi, perché non c'erano solo argentani, secondo me nella piazza c'erano anche tantissime persone che venivano da fuori, abbiamo visto molte persone che venivano da fuori, però direi tutto sommato il pubblico ha risposto molto bene, anche perché non si può non rispondere bene a questo tipo di repertorio, diciamo, le canzoni di André, che non sono solo canzoni, ma sono poesie. La cosa che ci tengo a sottolineare è che in questo periodo storico sembra che tutta la musica italiana, e soprattutto, diciamo, il cantautorato, quello che fa capo alla musica d'autore italiana, sia in qualche modo riportata e rilegata da Fabrizio De André e in qualche modo finita con Fabrizio De André. Io rivendico assolutamente il fatto che invece si parte da Fabrizio De André, si deve partire. E Fabrizio è stato forse il più grande di tutti, inarrivabile, irraggiungibile. Però non è finita con lui, è iniziata. Ed adesso c'è una strada lunga da percorrere e tutti i gruppi, cantautori, cantanti hanno basi solide, partendo anche dalle canzoni di Faber, per costruire una nuova strada, un nuovo percorso. Intanto è sicuramente una soddisfazione per noi, perché comunque in una rassegna estiva di piazza presentare delle canzoni di De André, soprattutto fatte come le abbiamo fatte noi, quindi in acustico, non è stata una scelta facile, perché comunque ci sono dei posti sicuramente più intimi, più adatti alla situazione. Invece siamo stati contenti proprio per il fatto che la gente ha risposto così bene a questa nostra proposta, che poteva essere non adatta per una piazza, e invece, insomma, tutto ha fatto sì che anche una proposta del genere abbia avuto un ottimo riscontro da parte della gente meno giovane, come di solito abbiamo a queste, ma anche molti giovani, come abbiamo visto questa sera. Credo che la musica e i messaggi di De André sopravvivino al tempo proprio per i contenuti, intanto per la sincerità e per la verità dei contenuti delle canzoni e di come lui con la sua voce riusciva proprio a portarli veramente verso tutti. Siamo riusciti a proporlo diverse volte e in diverse situazioni molto diverse. E quest'anno riusciamo anche, ci hanno invitato sulla Riviera a presentare il tributo ad André nella stessa serata dove Ermanno Olmi presenterà il suo ultimo film, per cui anche questa è un'ottima situazione. E poi, insomma, vedremo se anche durante l'inverno salterà fuori qualcosa.
penso che nel panorama della musica leggera, se così vogliamo chiamarla, italiana di questo momento, insomma, ci sia una casella che prima veniva occupata da Fabrizio che invece rimane vuota. Quindi si spera poi che le nuove generazioni, magari che appunto iniziano a conoscere adesso Fabrizio, possano raccogliere in un qualche modo l'eredità per continuare, diciamo, questo percorso iniziato da lui.